The Suicide Squad, quella The con il De, quindi quella vera, James Gunn ha fatto l'impossibile realizzando un film interessante, esplosivo, scemo, intelligente, emozionante, tutto questo e molto altro, con una discreta fedeltà ai fumetti ma tantissimi easter egg interessanti. Vediamoli subito! 42. Cattivi di serie B di Lega Nerd, un saluto da Giacomo. Come ve la passate? Non vi è ancora esplosa la testa? Non avete ancora salvato il mondo? Non c'è problema. Andate a vedere The Suicide Squad, se lo avete già visto, il motivo per cui siete qui. Andiamo a vedere alcuni dei dettagli e delle curiosità. Iniziando dalla prima cosa che salta all'occhio, oltre al buon gusto musicale di James Gunn, Johnny Cash in apertura, Folsom Prison Blues, una leggendaria canzone dal mitico concerto che Johnny Cash, il Man in Black, tenne proprio nel carcere di Folsom, che è un po', se vogliamo, la metafora del film, perché in quel concerto Johnny Cash restituì l'idea di libertà ai carcerati, che è un po' anche l'idea che sta alla base di questo film, in particolare della Suicide Squad. E il film di Gunn si apre con il suo attore feticcio, Michael Rooker, che anche in Guardiani della Galassia col suo Yondu ha lasciato il segno, che qui fa Savant, un cattivo di secondo piano di Batman, che insieme a altri cattivi di secondo, terzo, quarto, quinto piano, su cui non ci soffermeremo perché davvero è facilissimo andarli a ricercare, sembra essere uno dei protagonisti del film e invece disattende le nostre attese. Bravo James Gunn! C'è da dire però che tra questi cattivi da operetta ce n'è solo uno che è stato creato appositamente per il film, e anche qui entra in campo un attore feticcio e iconico come Nathan Fillion. Il suo TDK in originale, The Detachable Kid, è stato appunto creato da zero proprio per il film, per creare un effetto ancora più grottesco e ridicolo in questa prima sortita di questa Suicide Squad. Bellissimo easter egg, il dottore, lo scienziato che impianta il dispositivo esplosivo nella testa dei partecipanti della Suicide Squad nel carcere è niente meno che John Ostrander, ovvero lo scrittore della run tra le più famose e celebrate, e proprio quella che Gunn ha preso a modello della Suicide Squad. Quindi bellissima citazione e nodo con i fumetti. Tra i cattivacci che si vedono solo di sfuggita è giusto ricordare quello interpretato dal fratello di James Gunn, ovvero Sean Gunn, Calendar Man, che è quello che sfotte Weasel, di cui poi torneremo a parlare, ma accanto a lui ce n'è ancora un altro molto curioso. Si tratta di Double Down, un cattivo che ha addirittura le carte da gioco che usa come arma nella pelle. Bella poi la scena molto alla Michael Bay, in cui i componenti del Team X se ne vanno allontanandosi dalla bandiera americana, quasi fosse un'esplosione, ed effettivamente poi ne vedremo diverse, che richiama un'immagine famosissima del cinema americano, quello di Patton, generale d'acciaio, che tra l'altro era un film già di per sé molto grottesco, con George C. Scott che rappresentava quel egoismo, egocentrismo di certi generali americani che mandano al massacro le truppe, e anche qui la storia non è particolarmente diversa. Quando conosciamo King Shark, meraviglioso, sta facendo finta di leggere un libro, o forse è veramente capace di leggere i libri a testa in giù, chi lo sa. Quel libro è The Variety of Religious Experience, scritto da William James, che in italiano è Le varie forme dell'esperienza religiosa, uno studio sulla natura umana. Un caso? Naturalmente no, tanto è vero che nel corso del film, ora non c'è bisogno di leggere tutto il libro per saperlo, vari personaggi avranno una illuminazione che li porta, se non verso la religione, verso una sorta di redenzione, ok, quindi non ho bisogno di dirvi altro, che riflette un po' quelli che erano gli assunti finali di questo libro. E poi questa location esotica, Corto Maltese, che a noi fa venire in mente, il leggendario personaggio di Hugo Pratt, ma non è quello. Corto Maltese come località geografica è stata citata più volte in varie opere della Warner e della DC Comics. Tanto è vero che compare sia nel Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, citato come luogo, e anche nel Batman di
Tim Burton. Sì, esattamente, ci faceva i reportage fotografici, la reporter d'assalto Vicky Vale, ovvero Kim Basinger. Chi ci crede che era una reporter d'assalto, però effettivamente aveva fatto dei reportage là. Jugendheim esiste? Sì, esiste, l'abbiamo vista nei fumetti, vi consiglio di recuperare proprio quella storia sulla quale più o meno liberamente è modellato questo film della The Suicide Squad. E Thinker, il personaggio interpretato da Peter Capaldi, sì, esiste, è in una forma un po' diversa, tra l'altro la sua seconda incarnazione fa parte della Suicide Squad, anche questo è uscito dalle pagine dei fumetti. Chi invece non faceva parte della Suicide Squad è Peacemaker, personaggio uscito nei fumetti, anche quello nato negli anni 60, nel 66, se non erro, che però faceva parte di un'altra squadra segreta del governo americano che si chiama Checkmate, ok, quindi gli scacchi, e proprio per la sua strategia di difesa anche estrema dell'America, e quindi qui non ho bisogno di dire altro perché il film lo avete visto, quindi sapete che cosa succede. Bella la giacca di Harley, che sicuramente, sono sicuro, avete notato e diventerà un cult nei cosplay. Live Fast, Die Clown, davvero molto interessante, che se vogliamo riprende il motto Live Fast, Die Young del rock and roll, e quindi siamo tutti molto contenti. Tra poco proseguiamo, ma mi raccomando, lascia un like, un dislike, un commento per dirci cosa ne pensi del film o se hai visto altro, e iscriviti e attiva la campanella. E starro, beh, indipendentemente se siete contenti o meno di come è stato rappresentato nel film, difficilmente si poteva rappresentare in modo diverso un cattivo così strambo, grottesco, che messo su grande schermo e non sui fumetti effettivamente era da gestire un po' come un kaiju sopra le righe, cosa che è stata effettivamente fatta. Nei fumetti è stato davvero uno dei primi cattivi che ha affrontato la Justice League, e che poi è tornato, tra l'altro, sconfitto grazie all'intelligenza e al cervello e alla strategia del fottuto Batman. Arriviamo all'immancabile parte del bar, peggiori bar di Caracas, in questo caso Corto Maltese. Vediamo un cameo meraviglioso, importante, quello di Lloyd Kaufman, il patron della Troma, la casa di produzione di film di serie Z, splatter, horror, assolutamente sopra le righe, irriverenti, che hanno dato i natali alla creatività di James Gunn, cresciuto lì dentro come ragazzino. Lloyd Kaufman è il suo padrino spirituale e quindi era giusto che si vedesse almeno per qualche secondo, dato che Gunn non dimentica mai le persone a cui vuole bene. Ma tra l'altro, nel bar avete notato che per un attimo si vedono delle ballerine? Ecco, una delle ballerine, quella principale, è niente meno che Pom Clementiff, questa attrice con un nome da fumetto meravigliosa, che è nient'altro che Mantis nei Guardiani della Galassia. Carina poi anche la battuta dove, facendo riferimento ai traumi infantili di Polka Dot Man, personaggio tra l'altro fantastico come è stato tratteggiato e interpretato, viene chiamato, no, Norman Bates, che tutti sappiamo arrivare dall'opera capolavoro di Alfred Hitchcock, Psycho, dove il protagonista diceva che il migliore amico di un ragazzo è la propria mamma. In questo caso invece direi che è il proprio nemico, mamma che lavorava agli Star Labs, che abbiamo visto praticamente dappertutto nelle opere della DC, da Justice League al telefilm di Flash. Gli Star Labs, insomma, dove si fanno questi esperimenti di ogni tipo, anche sui superpoteri, ahimè, e il povero Polka Dot Man ne sa qualcosa. I collaboratori di Amanda Waller, che stanno in ufficio a comandare o a far esplodere la Suicide Squad, li abbiamo visti, sì, anche quelli nei fumetti. Si tratta di John Economos, che sicuramente rivedremo nella serie dedicata a Peacemaker, ma poi ci arriviamo, e Florence Crowley, detta Flo, che è quella che nel film dà la mazzata da golf in testa ad Amanda Waller, che nei fumetti in realtà è una delle tante morti eccellenti che portano addirittura Amanda Waller a una sorta di crisi esistenziale. Ma arriviamo a uno degli easter egg che mi piacciono di più, perché Rick Flagg, che finalmente ha una maglietta gialla molto più rispondente alla sua controparte dei fumetti, beh, Rick Flagg in realtà indossa per tutto il film, o perlomeno fino a dove arriva nel film, un grandissimo fuck you alla Marvel da parte di James Gunn. Guardiamo in dettaglio la sua maglietta. C'è un coniglio che potrebbe rappresentare il portabandiera della Warner Bros, ovvero Bugs Bunny, con proprio vergate delle lettere che sono WMB, quindi Warner Bros. E se traduciamo quello che c'è scritto sopra, c'è scritto: gli ostacoli sono opportunità. Ora,
come non vedere gli ostacoli, il licenziamento di James Gunn da parte della Disney, temporaneo per salvare la faccia, capre e cavoli, perché comunque anche alla Disney gli conveniva tenere James Gunn, ma doveva dimostrare che chi ha scritto 20 anni prima un tweet poco sensibile doveva essere licenziato, perché altrimenti, mamma donna mia, chissà cosa le persone non possono cambiare. Se ha scritto una stupidaggine 80 anni fa, allora sicuramente è ancora così, è un idiota, uno stupido, un maleducato, una persona senza sensibilità. E ovviamente questa è stata l'opportunità di James Gunn per realizzare un film come The Suicide Squad, dove ha fatto davvero quello che voleva e la Warner Bros. Gli ha dato bello e cattivo tempo. Scusate, carta bianca. Quindi, gli ostacoli sono opportunità. Eh sì, Disney, tienilo a mente. Infine, Weasel, dopo la fine del film, lo vediamo risorgere quando veniva dato per morto, affogato, perché, ahimè, non sa nuotare. Tra l'altro, notiamo che in alto c'è la luna piena. Quindi quando all'inizio dicono, oh mio Dio, che cos'è? Un lupo mannaro! Ah, non ci voglio lavorare con un lupo mannaro! Effettivamente potrebbe essere un qualcosa di mannaro, anche Weasel. E infine, naturalmente, la scena finale dove Peacemaker, dato anche lui per morto, in realtà non è morto, sappiamo cosa tipicamente fumettistica, dando il via praticamente a quella che sarà la serie TV in 8 episodi che vedremo e che sarà la logica prosecuzione di The Suicide Squad, e dove appunto parte dei ammutinati del team di Amanda Waller viene mandato a collaborare con lui, che ovviamente, alla luce di quanto abbiamo visto, viene ritenuto uno stronzo. E chiudiamo qua con una nota di merito per i topi. Come sempre, l'elemento insospettabile, piccolo, che però determina la vittoria finale, lo sappiamo tutti, piace molto questa struttura, no? Pure gli Ewoks, la variabile impazzita, piccolini, pelosetti, che sconfiggono l'impero con la loro... il loro contributo sulla luna boscosa di Endor. E qui uguale, sono dei topi che, se hanno lo scopo loro, il metaforone, ce lo possono avere anche dei piccoli criminali, personaggi di mezza tacca come quelli di Suicide Squad, che possono salvare il mondo. Siamo arrivati alla fine del nostro video, lascia un commento se hai trovato altri easter egg o per dirci cosa ne pensi del film, iscriviti e attiva la campanella per non perdere neanche una notifica. Noi ci rivediamo alla prossima, ciao da Giacomo!